gigantesco. Allora? Cos'è per te? È gigantesco. E io che ho detto? Ehi! Non si batte il classico. What's up, dangerous people? What's up, dangerous stuff? Grazie mille per esservi uniti a noi per questo ennesimo video di Danger Doc. E grazie soprattutto ai 3000 e passa iscritti che si sono uniti alla nostra piccola ma crescente community del fai da te. Grazie mille ragazzi, siete semplicemente fantastici. Il progetto di oggi, come avrete capito dal titolo in alto oppure dall'intro del nostro video, ovvero quello spezzone dei I Mercenari 2, è il classico, il tirapugni che Steram e Stallone usano per fare piazza pulita in quel bar. Diciamo che non faremo proprio un tutorial, ma bensì faremo una specie di dimostrazione dei passaggi fondamentali nella lavorazione del metallo che useremo per questo progetto. E se il video vi è piaciuto, perché non mettere un bel mi piace? E se vi è davvero piaciuto, iscrivetevi al canale per vedere altri video in futuro o anche quelli che abbiamo già caricato. E ci farebbe davvero un grandissimo piacere. Scrivete anche nei commenti cosa ne pensate e magari anche dite la vostra sul film. A noi personalmente è piaciuto tantissimo perché praticamente c'erano questi attori, Statham, Stallone, Schwarzenegger, Norris e Van Damme, ovvero i nostri eroi d'infanzia. Ma ditemi la vostra sul film, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, era troppo commerciale secondo voi? Era bellissimo, ditemi la vostra, siete liberi di dare la vostra opinione sia sul progetto che sul film. Ma basta con le cazzate, godetevi il video e se davvero lo avete gradito, come ho detto, mettete un bel mi piace, ci fa davvero piacere vedere che apprezzate il nostro lavoro. Per fare il nostro tirapugni abbiamo preso una lastra d'alluminio e abbiamo ritagliato da internet la sagoma di un tirapugni. Poi l'abbiamo applicata sulla lastra d'alluminio e l'abbiamo ridisegnata. Così. I bollini che state vedendo, che sto facendo, serviranno praticamente per fare i buchi col trapano. In questo modo noi potremmo ritagliare fuori, diciamo, le parti vuote del nostro tirapugni. Ecco qua, l'abbiamo ritagliato fuori, sembra ancora orribile da vedere, ma presto, appena lo limeremo e scartavetreremo per bene, vedrete come somiglierà, ovvero qualcosa tipo questo. Thank you.
Quello che stiamo per fare ora è il polish. Si differenzia dalla cromatura perché qui noi rimuoviamo il primo strato di alluminio, che è quello ossidato, mentre nella cromatura viene fatta l'elettrolisi del nostro componente usando dell'ossido di cromo. L'ossido di cromo praticamente si separa, diventa ossigeno e cromo, e il cromo si deposita sul componente, dando appunto l'effetto cromato. Noi non abbiamo tutti i macchinari necessari, quindi ci limiteremo al polish. Lo svantaggio del polish è che dopo un po' si riforma l'ossido e quindi bisogna rifarlo, a meno che non si ha una cera speciale o qualcosa da applicare sopra il nostro tirapugno. Ad ogni modo, procediamo col polish. Puoi vedere la parte non cromata? Questa è la parte non cromata. E questa è la parte cromata. Ci si vede addirittura la telecamera. Lol. Basta che non ti si vede anche a te. No, ma non mi si vede. Si vede il puntino rosso della telecamera. Ed ecco qua completati i nostri classici. Si può davvero personalizzarli come si vuole. Il collega, per esempio, ha voluto aggiungerci la cordina come nel video in cui da cui ci siamo ispirati. Io ho voluto un po' cromarlo. Si può davvero fare come si preferisce. Per oggi era tutto, ragazzi. E cosa gli vogliamo dire? Il classico. Non si batte mai. Questo era tutto per oggi, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Visitate il canale primario e secondario, link nella descrizione. Visitate anche il canale di Butane Gas, il ragazzo da cui ci siamo ispirati per creare questo video sul tirapugni. E se volete video folli come questo qua sotto, mettete mi piace alla pagina Facebook. 3, 2, 1, go! A presto, ragazzi, da Maschera Bianca e il Doc.